Bella ragazzi e bentornati su FIFA 23. Siamo tornati ragazzi su questa carriera perché ragazzi? Perché il nostro Alessandro Miracolo è in una situazione veramente devastante. Vi farò vedere la classifica e vi farò vedere praticamente quante partite mancano. Secondo me non ve la ricordavate così, perché anch'io mi sono stupito appena vi ricorderete la partita appunto finita, l'ultimo video dove veramente non ce la facevamo a vincerne una col 2-2 col Frosinone. Adesso guardate bene classifica e le partite che mancano per poterci qualificare ai playoff. Intanto vi ricordo sempre di controllare tutti i link, c'è il Discord, Instagram ragazzi, seguitemi su Instagram, c'è il link qui sotto. Basta che cliccate sul link, andate lì e schiacciate segui. Fatelo per me ragazzi, sarebbe davvero molto importante vedervi in tanti oggi su Instagram, anche perché lì metto tanti sondaggi, a volte metto le mie foto, ma comunque uso tantissimo le stories per avvisarvi anche per delle live. Quindi date un'occhiata ai link qui sotto, ma oggi ecco qui lo sponsor di questo video. Ragazzi, vi ricordo Eneba, sito di chiavi affidabilissimo e pieno di giochi, aggiornatissimo. Guardate qui quanti giochi, basta fare carica altro e vi carica tutti quanti gli ultimi giochi usciti con prezzi devastanti. Ma per quelli invece che giocano da console, visto che la maggior parte dei giochi sono su PC, basta andare qui sopra, andate su buoni regalo, per esempio vogliamo, che ne so, carte regalo PSN, e guardate qui che sconti devastanti. Trustpilot eccellente, quindi sito affidabilissimo. Per arrivarci facilmente basta cliccare il link che trovate qui sotto al video in descrizione. E quindi cosa posso dirvi? Eneba, sconti devastanti. Ora però torniamo a noi, e quindi dicevamo la classifica. Allora, Pisa primo 71, 67 il Genoa. E ragazzi, noi adesso andremo ad affrontare il Genoa. Se gli facciamo uno sgambetto, il Genoa potrebbe essere veramente in difficoltà poi con il Benevento, che dovrebbe avere la meglio sul Como. E noi siamo lì, guardate, Palermo 53, Spal 53, Cagliari 53, Frosinone 51, Ascoli 51. Cioè è stato un campionato veramente bello e per quanto riguarda appunto anche la nostra cavalcata, davvero corretto. In 36 partite ne abbiamo vinte solo 13. Abbiamo appunto la partita importantissima col Genoa che potrebbe rovinare loro il secondo posto se il Benevento vince con il Como, quindi ci sarebbe persino la possibilità di un'ultima giornata dove il Benevento potrebbe veramente fare lo sgambetto al Genoa. Però abbiamo, perché effettivamente ragazzi, se il Benevento vince contro il Como e noi vinciamo col Genoa, poi si la giocano all'ultima giornata loro due per la promozione diretta. Mentre ragazzi, giro il mese, Modena. Quindi allora noi dobbiamo vincerle tutte e due, non ce n'è ragazzi, per rimanere ai playoff dobbiamo vincerle tutte e due, non ce n'è. O al massimo vincerne una e pareggiare l'altra, sperando che le altre non le vincano tutte. Facciamo anche un attimo velocemente il punto sul giocatore. So che vi piacciono molto queste cose qui, delle statistiche, delle abilità di questo giocatore, di appunto parlare anche di Alessandro Miracolo, perché non è solo una carriera dove entriamo e giochiamo sempre, ma è anche una carriera dove noi cerchiamo di capire anche il giocatore, no? E adesso vi faccio vedere una cosa molto interessante, perché ho abilitato, a parte Rapace, quindi Rapace mi serve perché? Perché lui è uno che fa 1-2 e si butta dentro l'area. Quando entra dentro l'area potenzia i tiri Rapace, ed effettivamente per ora ha funzionato sempre. Come seconda invece ho sempre cambiato, sto cambiando continuamente, e ho messo tiri di prima, visto che lui si fa vedere molto anche per tirare. Perché? Non perché aumenta la capacità di finalizzazione nel gioco aereo e durante i colpi di testa di prima, ma perché assegna al giocatore delle abilità speciali. Quindi le caratteristiche tiro di precisione, il giocatore avrà l'abilità di poter tirare di precisione, talento naturale, tiro di esterno, forte di testa e migliora l'abilità con il piede debole. Cioè tiro di prima veramente ci assegna delle caratteristiche che sono praticamente, come si può dire, delle passive, ok, che ha il nostro giocatore. E attenzione alla boost del tiro di precisione associato con Rapace. Cioè se Miracolo entra in area, fa il tiro di precisione a gir, utile a gir con Rapace, speriamo di fare una bella partita. Bisogna stare attenti a Ramu, Yeboah sicuramente sono due giocatori interessanti. Yeboah l'avevo preso anche nella carriera allenatore, ragazzi, mi piace molto come giocatore, perché davvero mi aveva dato un buon contributo nella carriera allenatore. Però, raga, non sono facili da battere questi, eh. Però, ragazzi, non dimentichiamoci una cosa, eh. Siamo a Palermo, lo stadio è tutto rosa. Attenzione, potrebbe essere l'ultimo anno di Miracolo qui, anzi molto probabilmente, perché adesso verrà visto da tutte le squadre europee, probabile.
Mamma mia, come gioca il Genoa. Aramu, angolo. Partiamo subito, eh. Vado a farmi vedere qua davanti, sapete perché? Perché così se c'è... Merda! Pigliacelli! Aramu, mamma mia ragazzi, era in vantaggio il nostro difensore, Yeboah dentro. Ma che cazzo? Raga, non mi... Mi si è bloccato l'omino! Ma dai, ma che palle! Oh, era completamente bloccato, ma eppure il joypad funziona, eh? Ma parrebbe funzionare, non capisco cosa è successo lì. Perfetto. Allora andiamo, vai Dido, vai Dido, vai Dido. Yeah. Bello. Dido. Ma che gol ha fatto? Ma che gol ha fatto, raga? Stop di petto e tiro devastante. Guardate il passaggio di Miracolo. Ma stop di petto. Porca miseria, 1-1 immediato che non mi aspettavo assolutamente. Vido, ragazzi. Ha salvato la stagione, Vido, comunque. Contro il Genoa effettivamente un 1-1 non farebbe schifo. Vedete, Vido rimane indietro però, ragazzi. Oh! Ma perché non ho fatto niente? Cioè... Gol! Non ho fatto niente. 2-1 Palermo. Ragazzi, questa... Ci crediamo. Guardate i tifosi. Puzza di playoff qui. Puzza di playoff. Crediamoci fino alla fine. Non me l'aspettavo. Vi dico la verità, non me l'aspettavo. La calma, bravi. Adesso però il problema è che devo allargare di nuovo perché veramente il Genoa in questo momento è un muro, eh. C'è il muro davanti. Qua c'è una sorta di 1-2. Stulaz. Vado dentro, attenzione. Gol. Credi. L'esultanza ormai di Miracolo. Ma assurdo. Questo gol. Ma come l'ha stoppata? Ci sta, ragazzi. E ci sta. 3-2. Riaprono la gara, ma ormai 91esimo. E finisce così la partita. Dai, 3 punti devastanti. 3-2. Oh, ma FIFA veramente, raga. Ma una partita che finisce 0-0. 1-0. 8,9, un gol e un assist, si è fatto vedere alla grande, la sua partita è stata strepitosa. Guardate le zone di campo, guardate quanto corre lui all'interno del campo, guardate che zone prende, tutto, tutto, tutto. E guardate quanto è stato in difesa, guardate quanto è bianca la difesa. Vedete che io non... voi mi avete detto, Ale, ma stai sempre in attacco, eh? Guardate qua, guardate dove sto. Centrocampo e difesa, eh. In attacco molto meno rispetto agli altri, quindi è ovvio che io vi faccio vedere le azioni più belle. Guardate Gomez e Saric. Cioè, ma quanto lavoro fa Miracolo, scusate, rispetto agli altri? Porca miseria. Ragazzi, prenoto le lezioni di ballo, mi dà più uno in equilibrio, quindi fisso, e un bonus allenamento del 5% in più, quindi è veramente importante. Questa sembra una cagata, ma per 5.000 euro facciamo queste lezioni di ballo, ok? Però 5% bonus allenamento e uno più uno in equilibrio. Ma voi mi credete se vi dico che non siamo ancora ai playoff? La partita con il Modena dirà tutto, ragazzi. Siamo pure fuori casa contro il Modena, ma guardate lì. Tutti a 37 e ragazzi, purtroppo, Frosinone, Ascoli, Bari, Cagliari possono raggiungere i nostri stessi punti. Stadio completamente giallo-blu e ragazzi, si gioca tutto qui, si gioca tutto qui e tanta roba, tanta roba. Raga, un po' mi sto cacando addosso perché rischiamo di buttar via un'intera stagione nonostante veramente... Abbiamo fatto qualcosa di incredibile contro il Genoa, ok? Ecco Miracolo che dà la mano. Allora, diciamo che il ragazzo ha capito di essere un giovane davvero di grandi speranze, vuole una big, però vediamo un attimino che offerte gli arriveranno. È ovvio, ragazzi, che lui non è scemo. Io vi farò vedere le mail. E se arriva un'offerta del City, se arriva un'offerta... del Liverpool, se arriva un'offerta del Real Madrid, se arriva un'offerta del Barcellona, e non è scemo da rifiutare, scusatemi ragazzi, cioè io vi voglio bene, capisco che
puntate sempre tutti a sto cacchio di realismo, però il realismo è proprio questo, cioè se arriva un'offerta di una squadra grossa, rifiuta? Non sarebbe realistico rifiutare. Attenzione, palla proprio per me, voglio lavorare con Di Mariano, farlo scattare su, dai vai, Di Merial! Allora vai in mezzo, subito devi avere la forza, la grinta di passarla subito, porca miseria, toh. Di Mariano. Niente, siamo incartati come al solito. Questi vanno subito in contropiede con uno stop veramente devastante. Prova a far male, prova a disturbare. Qua non lo marca nessuno. Oh! Oh! Può andare al tiro. 1-0. Risultato che si sblocca grazie a questo gol. Ora giocheremo col nervoso, ragazzi. Però vi ricordo che anche col Genoa era andata così. Dio. Davide Dio. Azione miracolo. Oh! Ma ha tirato in porta quello? Vai qua. Oh! Dai Di Mariano! Ma che assist io fa? Io l'ho detto, tira tutto! Dai! Dai ragazzi, riapriamo le cose! La Spal stava già godendo, dice, ah guarda, ha segnato il Modena dall'altra parte. No! Non è possibile, raga. Non è possibile, dai. Abbiamo appena fatto gol. FIFA, FIFA, FIFA. Per non dire un'altra cosa. Bravo, vida, attenzione. Non sbagliare, non sbagliare. Dam. Cazzarola, stavo tirando bassissimo. Guardate il mio piede. Non giocherò mai più probabilmente. Se. È molle, è molle. Mamma mia, Pigliacelli. Piglia, vai, bravo. Ormai lo chiamo Piglia. Piglia per Miracolo, Miracolo per Di Merian. Vido. Attenzione perché Miracolo ha visto qualcosa sulla sinistra. Vede tutte e due salire. È una buona situazione. Vido. Gol! 2-2! Altro assist! Due assist di Miracolo, ma qua una visione di gioco devastante. Per Vidolino. Vido, Vido, Vidolino. Dai! Non lo so, ragazzi. Però buona azione. Veramente, ragazzi, Piglia subito che lancia. Di Merian, Vido e Miracolo stanno cambiando una partita. Oh, così. Allora, vediamo un attimino come giostrarla, perché Miracolo vede, guardate che lancio. Cioè, raga, ma per favore, ma per favore, eh. Vogliamo ancora parlare di sto ragazzo? Pensavo che fosse il cross per Vido. Peccato. Palla dalle mie parti, però, eh. Oh, via. No, c'ero. Cross. Oh! Gol di Miracolo! Gol di Miracolo! Si era sbloccata la specialità che abbiamo messo, quello del colpo di testa di prima. Ed ha funzionato. 3-2 alla fine. Con un gol per niente costruito, nel senso che, ragazzi, è da testa. Quanto si può godere per questi gol, ragazzi. Sbam! Con un'aggressività devastante. Attenzione, il giro palla Silvestri. Io continuo a coprire più passaggi possibili. Tremolada non può fare nulla in questo momento. Andiamo a pressare. Dio. Ci mette il fisico. Tremolada. Sto sempre lì ad aiutare io. Sto sempre in mezzo, pronto. E infatti, eccolo. Ah! No! Raga! Raga, io sono stato lì, ho fatto il possibile. Ho fatto il possibile, davvero. Mi dispiace un botto, ma non mi sono mai tirato indietro. Però non si può far così, raga, dai. Cioè, veramente, ma che gioco è? Cioè, ogni... È stato bravo qui, a resistere all'attacco del difensore. Ci può stare, ci può stare. Adesso silenzio e vediamo come sarà. Ah, ma che pirla, è vero, siamo entrati nei 57, però non mi aspettavo sicuramente di avere... Non ho guardato la differenza reti con l'Ascoli, siamo dentro. Siamo dentro per la differenza reti con l'Ascoli. Vedete che la Spal ci ha superato? Però io non pensavo, non ho pensato assolutamente alla differenza reti con l'Ascoli. Siamo dentro.
playoff. Siamo il POTS, non il pozzecco. Siamo il player of the season, o il POTI, il player of the year, non so come lo volete chiamare, però ragazzi, a questo punto, sì, visto che io comunque vado sul migliorare la velocità e tutto, andiamo sull'individualista e vogliamo ovviamente degli scarpini, quindi avremo accordi con degli sponsor. Ragazzi, sono arrivato dopo 7 ore di simulazione perché non arrivava più la data, raga. Guardate quanti allenamenti ho fatto di tutto, non finiva più, non ce la faccio più, però abbiamo la partita contro la SPAL. Ma vi faccio vedere una cosa, ragazzi, senza ovviamente star lì a fare chissà che cosa, guardate qui. Adesso siamo arrivati a più 3, 11.000 punti, più 3, ragazzi, quindi non più più 1 nella personalità, ma più 3, e guardate qua. Non ho parole, accelerazione 93, velocità scatto 97. Volare, per quanto riguarda velocità, finalizzazione, tutto, potrebbe essere la partita in cui veramente, anche perché i playoff adesso verranno visti dalle squadre più forti in assoluto. E tra i più attesi, e attenzione, oh, miracolo qua, recupera palla Saric, Floriano, attenzione Vido, Di Mariano, gol! Sì! Raga, non ci credo. Concentrati, non esaltiamoci troppo in questo momento perché abbiamo altre partite da fare se vinciamo questa, quindi non festeggiamo troppo, c'è tanto lavoro da fare, ma sicuramente è una bella scossa. Ancora miracolo, questa volta va centralmente per Vido, bello questo qua, l'ha trovato proprio lì, Di Mariano, andiamo a dare una mano insieme a Vido, però Vido non va centralmente, devi andare centrale Vido però, il tuo ruolo è l'attaccante centrale, fai l'attacca Vido! La chiude! 2-0 ragazzi! Attenzione adesso, attenzione! Perché veramente ci sono grosse possibilità, dai! Dai, chiudiamola, porca miseria! Chiudiamola col terzo, raga! Chiudiamola col terzo, non mi interessa! Attenzione, 1-2! Vido! Va bene, tira bello, ti prego! Bravo! 3-0 ragazzi, e passano il turno di primo! Siamo al 71esimo ed è bella che è andata. Io uscirei per fare riposare Miracolo, perché effettivamente ci sono altre partite importanti e voglio essere al 100%. Ho un po' paura a fare questa cosa del riposo, perché sapete com'è FIFA, me ne vado a riposo e poi finisce 3-3, capito? Aspetto ancora un pochino. Niente raga, avevo chiesto la sostituzione, ma niente da fare, sono rimasto in campo tutto il tempo. 3-0, grande dominio. Questo è dominio, eh? Ragazzi, semifinali. Venezia-Benevento, Palermo-Parma. Se battiamo il Parma in casa nostra, e lo abbiamo già fatto in campionato, abbiamo dimostrato di poterli battere, si va in finale per la promozione. Bravo Piacelli, vai Pia. Pigliacelli, per miracolo, miracolo scatta, lo scatto di miracolo, frena con eleganza, attenzione, il passaggio poi in mezzo per Floriano, oh niente raga, con i passaggi questo inizio di partita non ci siamo, Vido, mi faccio vedere io visto che Vido è rimasto a centrocampo, provo il passaggio proprio per lui, attenzione Vido dentro, miracolo, gol, ed è troppo importante, il gol di miracolo, caspita, un'importanza incredibile qua ragazzi, un'importanza incredibile. Alessandro subito vuole farsi vedere con la sua super velocità ad infilarsi in mezzo alle difese avversarie e dimostra ancora una volta, ragazzi, comunque Buffon con miracolo non vanno tanto d'accordo, perché veramente miracolo gli ha insaccate davvero tantissime. Di Mariano, mi faccio vedere sulla fascia e sono servito molto bene. Attenzione, Vido ha fatto un passaggio incredibile. Prova ad andare via. Attenzione, il lavoro qua in frenata. Dentro per Di Mariano per Vido, chiudila. Ma come giochiamo? Questi quattro qua, ragazzi, Vido, miracolo, Di Mariano e Piacelli sono veramente i leader di questa squadra. Attenzione,
miracolo, mamma mia cosa gli ha dato qua Di Mariano, fantastico tutto. Resto un po' dietro, c'è Vido. Da lì può far male. Eccola la rete. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Ma che cacchio stiamo facendo? Stiamo vincendo le partite veramente con convinzione ultimamente. Stiamo facendo robe assurde. Sarebbe fantastico, prima di andar via, portare il Palermo in A. Sarebbe veramente la chiusura ottima con il Palermo. Perché io dico, ragazzi, sono riuscito a portarvi in Serie A. Sarebbe veramente fantastico. Ci sarà comunque una sostituzione? Mi vado a riposare, raga. Entra Elia, esce Miracolo. Mi riposo con molta calma. Siamo sul 3-0. Devo essere pronto per le altre partite, non posso stancarmi. Adesso ci sono le partite ogni due giorni, tipo. 4-2, ma cos'è successo? No, raga, no, partiamo malissimo, 4-3. Partiamo malissimo, raga. 4-3 totale. 4-3 totale. Ma raga, ma gliel'ha passata il difensore? No, raga, gliel'ha passata il difensore, dai. 4 pari. Gol in trasferta e quindi in vantaggio il Parma. Attenzione. Miracolo va via. Ah! 13, bravo. Vieni. Bravo, dai. Gol! Gol e quindi assist. Che tiro di Saric. Dario Saric. Porca ragazzi. Stavolta Gigi basta, non le potevi parare tutte, dai. Ragazzi, manca pochissimo e siamo in finale. Dai, resistiamo, vado anch'io. No. Va a recuperarla lui. La miseria, ragazzi, siamo in finale. Vado a prendere un po' d'acqua perché non ce la faccio più. Allora, ragazzi, in questo video vi faccio vedere tutta il finale di stagione. Quindi vedremo anche andata e ritorno col Venezia. Se volete un altro video domani, 1500 like oggi, ve lo ricordo. Ma nel video di domani faremo la parte del calciomercato, quindi un video che si dedicherà completamente al finale di stagione e alla decisione che prenderà il Palermo con Miracolo. Quindi nel prossimo video ci dedicheremo totalmente al calciomercato. Fatemi sapere se lo volete domani, 1500 like oggi. Perché dico oggi? Perché per esempio ci è già capitato che l'indomani mattina mi alzo, aspetto fino alle 10, ci sono 1200 like, ne mancano 300, non vi faccio il video, capito? Perché devo rimanere coerente con quello che dico, sennò sarebbe stupido farlo lo stesso, però... Da seguire in particolare la sua prova. Ma perché Floriano? Ma io non vengo mai seguito. Dobbiamo stare concentrati e anche qui fare un botto di gol come abbiamo fatto col Parma. Attenzione, Vido, Pietro, per Miracolo, Miracolo chiede a Di Mariano di andare. Miracolo però, porca miseria, Di Mariano... Vabbè, va. Oh, passaggio per me. Vado dentro per Vido, forse un po' troppo corto. Vido ancora per me, attenzione, Miracolo. Provo il tiro, niente da fare. Partiamo subito bene però, con aggressività, con gli 1-2. Ci sono buone sensazioni, ragazzi. Vi spiego perché. Sembra che il Venezia vada troppo velocemente. Oh! Non sbagliare, Ale. Bam! 1-0! Ancora lui! Alessandro! Miracolo! Ci sta, ragazzi. Ci sta. Ci sta, perché corre come... Guardatelo che toro! Bom! Questo è un misto tra De Bruyne, Vidal, Marchisio, secondo me. Non lo so. Una sorta di Modric, ma più veloce. No, perché poi Modric... No, perché lui è più potente fisicamente. Forse no. Vido! Ragazzi, troppo importante, raga. Troppo. Posso riposarmi e fare il ritorno alla grande. Ma giustamente io esco. Voglio fare il ritorno... Ma chi è Xavi, l'arbitro? Esco, mi riposo e faccio ovviamente poi il ritorno, la partita di ritorno. 4-0. 4-0, signori! E ce ne andiamo in Serie A!
Non ci credo, non possiamo assolutamente perdere l'altra partita, quindi non ci dovrebbero essere problemi, andiamola a fare subito. Infatti guardate, 2 giorni di differenza, guardate adesso come sono stanchi tutti. Anch'io, ma sono riposato tutto il secondo tempo. Dai! Tranquilli proprio, siamo rilassatissimi ragazzi, siamo rilassatissimi, qua ce la giochiamo anche bene di squadra. Ancora, era lui Tomardi, Sala ha segnato, no? Ma chi era? Floriano mi sa. Saric? Anders? Vabbè, ma Pigliacelli piglia tutte le cose più difficili, ma queste no. Ma che gli devo dire? Ma che gli devo dire? Fatene anche 20. Vabbè, raga, dai. Lo sapevamo che comunque avrebbero fatto una partita di ritorno molto più aggressiva, ovviamente. Anche perché si spingono in avanti. Oh, ragazzi, il Venezia è un'altra squadra, comunque. È tutta un'altra squadra, ve lo dico subito. Stanno facendo veramente il partitone, ma non basterà. Non basterà. Stanno già festeggiando molto probabilmente alcuni tifosi del Palermo, perché... miracolo... vabbè, continuiamo a dargli palla che facciamo bene. Occhio alla conclusione. E il pallone finisce in rete. Posso dire che Pigliacelli stanno già festeggiando tutti, dai. Stanno già festeggiando tutti, tutti. Non gliene sta fregando più niente nessuno di questa partita. Serie B. Vinta? No, vinta no. Però superata, guardate i tifosi. Si va in Serie A, signori. Anche grazie a Miracolo. Grande le prestazioni di Vido. Eccolo qua, Tomardi, Sala. Vido. Miracolo. Saric. Pigliacelli. Di Mariano. Questi sono i giocatori più importanti di questa stagione. Raga, Serie A finalmente di nuovo per il Palermo. Cerimonia di premiazione che entra nel vivo. È il momento più atteso. Ma che premiazione, oh? Ah, ma c'è anche la... i sorrisi, l'emozione, le pacche. Vi posso dire che da ignorante, perché ignoro, non sapevo ci fosse la coppa per il vincitore dei playoff? Chiunque giochi a calcio sogna di vivere momenti come questi e di poter alzare. Beh, però, intanto sta per succedere loro oggi. Intanto loro, colleghi vorrebbero essere. Sbam! No, non la faccio la copertina con questa immagine. Dovete rimanere col dubbio. Dovete rimanere col dubbio nella miniatura. Guardate. Porca miseria, raga. Che hanno sudato, non era per niente scontato. E infatti siamo arrivati ultimi nella possibilità di arrivare ai playoff, eh. Siamo arrivati ultimi. Non ci credo. Il rapporto che è stato importantissimo. Tutti a caccia dello scatto perfetto, per portarsi a casa un ricordo di questa splendida giornata. Che grandi scene. Non lo ripeteremo mai abbastanza, Pier, senza pubblico non esisterebbe il calcio. La gente è l'elemento imprescindibile. Che malinconia, egli sta di vuoti. Olè! Che vorremmo vedere sempre. Wow! C'è la foto di gruppo con la coppa. Foto di gruppo con la coppa. E si conclude qui la stagione, la prima stagione di Alessandro Miracolo, che ha già dimostrato di essere uno dei giovani, eccolo qui, uno dei giovani più promettenti in assoluto. Uno dei giovani più promettenti in assoluto del panorama italiano. E nella prossima stagione avrà già 20 anni. E quindi attenzione, attenzione. Campione dei playoff della Serie B e trofei dei campioni, ovviamente. Abbiamo fatto cagare, erano il torneo amichevole. Però è stata una grande stagione perché comunque la squadra è arrivata in Serie A. Andiamo a vedere che cosa succede subito dopo. Abbiamo 9 punti a disposizione, abilità per il giocatore. Però nessun messaggio ci sta. Allora... Torino, Spezia, Sassuolo, Sampdoria, Salernitana, Pisa ovviamente è tornato su, è rimasto sul Monza, porca miseria, è rimasto sul Monza ragazzi, e che figata, è tornato sul Genoa. Però ci sono parecchie squadre, tra virgolette, abbordabili, eh.
Ovviamente ragazzi siamo ancora nella situazione di mercato, quindi pensa solo a giocare, incontro chiarificatore o vattene prima di essere cacciato ragazzi, perché effettivamente ancora molto probabilmente siamo tra le voci di mercato. Ragazzi, devastante, siamo in Serie A, fatemi sapere quindi effettivamente il vostro pensiero su questo finale di stagione e su cosa potremo fare nel prossimo video, dove parleremo totalmente ed esclusivamente della sessione di mercato, quindi il prossimo video sarà dedicato proprio e solo al mercato. 1500 like per vederlo domani. Grazie a tutti, vi aspetto qui sotto nei commenti. Un abbraccio, un bacione, ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato il Palermo in Serie A. Grandi, Vido, Miracolo, tutti ragazzi, tutti veramente, Di Mariano, grandi grandi prestazioni da parte di tutti. Ce l'ho fatta, ragazzi, ce l'ho fatta. Palermo in Serie A, ma adesso, ora, bisogna pensare al futuro del ragazzo, perché ha 9 punti abilità, ha uno sponsor molto probabilmente, visto che ne abbiamo parlato prima, quindi attenzione, attenzione che la nuova stagione si avvicina. Vi aspetto numerosi nei commenti perché le idee fioccheranno, ragazzi. Al prossimo video. 1500 like, video domani. Bella.